Si parte ufficialmente con il Gran Carnevale di Castellaneta. Eccoci qua. Le strade si riempiranno di suoni, di colori e di tanto movimento, tutto questo grazie ai Pachamama? Pachamama, esattamente, associazione Pachamama, un gruppo di ragazzi che hanno tanta passione, tanta voglia di far divertire con un po' di musica, una bella parata. E non so fin dove arriveremo, ci gireremo un pochettino qui per tutta questa zona e cercheremo di fare un buon intrattenimento. Il gruppo è composto da musicisti e da trampolieri? Il gruppo è composto da musicisti e trampolisti e ognuno è acrobati e ballerine, sì. Perfetto, sì. Grazie e buon lavoro, quindi non grazie. Ci resta che vedere un po' cosa grazie. Siete capaci di fare, grazie mille. Grazie. Siamo in compagnia di Annalita De Torre, assessore alla cultura, ma anche vice sindaco, assessore all'istruzione, insomma, chi più ne ha più ne metta, giusto per inquadrarci un po', insomma, una rappresentanza istituzionale a questa bella parata che conclude il Carnevale 2019 di Castellaneta. Sì, noi abbiamo come amministrazione accolto una richiesta che ci è arrivata dai commercianti di via San Francesco ed era quella di organizzare qui nella zona una serata per i più piccoli inizialmente e poi dalle 20:30 in poi proseguirà per gli adulti. Abbiamo accolto la loro istanza e stasera eccoci qui a festeggiare l'ultimo giorno di Carnevale in allegria. Quindi dalle 20:30 in poi saranno allestiti dei veri e propri DJ set all'esterno degli esercizi commerciali e ci saranno anche delle band dal vivo anche per incrementare un po' il commercio. Sì, certo, questo serve anche per portare un po' più di gente qui a Castellaneta, magari è un piccolo passo, ma con i piccoli passi poi si riescono a costruire grandi cose. Noi siamo sempre attenti e pronti ad ascoltare le esigenze e lì dove è possibile cerchiamo anche di accontentarle. In questo caso ci abbiamo provato, è una prima serata, l'anno prossimo ci auguriamo di trovare un coinvolgimento anche delle associazioni, l'associazione Carnevale degli Alunni che probabilmente riprenderà insomma quello lasciato accantonato per un paio di anni, ma io sono fiduciosa che l'anno prossimo ci saranno anche loro qui a festeggiare con noi il Carnevale 2020.
Le telecamere di Polifemo vogliono rivolgere anche un saluto al sindaco Giovanni Gugliotti, nonché presidente della provincia, che per motivi personali questa sera non è potuto essere qui. Stasera purtroppo per motivi personali non è qui a festeggiare con noi il carnevale, ma saluta tutti i cittadini e ci rivediamo magari l'anno prossimo anche con lui. Questo evento è stato realizzato dal comune di Castellaneta, una vera e propria parata, una vera e propria sfilata in maschera a suon di ritmi afro-brasiliani, dove tutti i bambini sono stati invitati a partecipare anche con strumenti musicali rudimentali come pentole, cucchiaie e padelle. Sono in compagnia di Simone Risolia, titolare dell'agenzia che ha organizzato questa magnifica parata e questo bel evento che ha animato Castellaneta in questo martedì grasso. Sì, è il martedì di chiusura delle feste di carnevale e siamo riusciti a organizzare questo evento su un quartiere molto particolare per Castellaneta, perché è il centro nevralgico insieme a Via Roma, dove c'è la zona commerciale di tutta la movida e i nuovi negozi di Castellaneta. Infatti ci sono i bar che dopo una certa ora, verso le 20:30, 21, realizzeranno delle serate live con musica per i ragazzi. Adesso ci stiamo dedicando ai bambini di tutte le età. Vedo anche molte mamme e molte papà in maschera e la cosa fa molto piacere. Noi siamo abituati a fare degli eventi dove la partecipazione è molto importante e questo è uno di quelli. Se avete modo di fare un giro tra i sorrisi dei bambini e dei più grandi, vedete questa allegria del carnevale, che poi è una voglia di primavera, di chiuderci il freddo dell'inverno alle spalle e ridare vita alle nostre speranze e ai nostri divertimenti. Dobbiamo aspettarci altre partecipazioni, quindi altri eventi qui a Castellaneta? Sì, noi siamo abituati a fare ogni anno la Notte Bianca, che è un evento molto importante nel periodo estivo. Il 14 di agosto ormai è una data fissa, così come la facciamo anche nel periodo invernale subito dopo Natale. Ma oltre a questo, Castellaneta periodicamente organizza degli eventi sia di intrattenimento sia legati al commercio e al turismo. È un po' di anni che ha preso questo trend e viene riconosciuto anche dai comuni limitrofi, e questo ci fa molto piacere perché c'è un'amministrazione molto sensibile a queste situazioni, oltre all'impegno, come dicevo, a volte con la Confcommercio e con un'altra associazione di categoria a seconda della tipologia dell'evento.
strade di Castellaneta iniziano a riempirsi di mascherine colorate. Ce n'è una molto particolare con un vestito interamente realizzato da palloncini. Complimenti. Grazie, queste sono le mani di Nicole d'Eredità, che è stata con lei che ha voluto fortemente questa festa. Per ragioni che la popolazione castellaneta sa, non può esserci, ma c'è la sua essenza, ci sono le sue mani. Ho portato io Nicole nel carnevale castellanetano. Perfetto, quindi insomma auguriamo a Nicole di riprendersi quanto prima, visto che non poteva essere qui presente. E inquadriamo ancora questo vestito bellissimo, come dicevo, completamente realizzato con dei palloncini. Vedo anche un pagliaccio che si adopera a riempirci di coriandolini. Assolutamente sì, perché il coriandolo fa proprio carnevale, giusto? E quindi ad un pagliaccio non può che tirare i coriandoli. Vero? Sotto questa parrucca che si nasconde? Non possiamo dirlo. Sentivo qualcosa prima, un capo scout? Sì, anche sì. Prima papà, marito, capo assolutamente, scout. Assolutamente. Cioè. Bisogna divertirsi. Certo, ci sono tantissime altre mascherine, tutti a tema. Sono tutti a tema, sì, questa è tutta la mia famiglia di pagliacci, mia moglie, le mie tre bambine, due gemelle, la piccola, e poi sono tanti altri bambini che conosciamo per il gruppo scout, ecco. Ok, prego, arrivederci, buon carnevale! La sfilata carnescialesca andrà avanti fino alla mezzanotte, quindi noi ci avviciniamo e andiamo a vedere più da vicino cosa succede. Di grasso particolare qui a Castellaneta, tanti genitori, tanti bimbi che si divertono, tante mascherine. Infatti, una bellissima iniziativa. Ha già preso parte ad altre iniziative qui a Castellaneta? Beh, ultimamente non proprio, però devo ammettere che mi devo complimentare con l'amministrazione perché stanno facendo davvero un ottimo lavoro. Siamo finalmente riusciti ad avvicinare questi due ballerini di capoeira, giusto? È corretto dire ballerini? So già di aver sbagliato, quindi esatto. Non è proprio meglio. La capoeira nasce come arte marziale, però sembra un ballo. Possiamo essere anche ballerini, ma siamo un po' tutto, ballerini, acrobati e marzialisti. Allora, nello specifico, andiamo un po' a spiegare, perché è una disciplina molto, molto bella, che avvicina comunque tanta gente. Beh sì, siete veramente degli acrobati praticamente. Da quanto tempo vi praticate questa disciplina e quanto allenamento c'è? Chiediamolo a lui. Io 15 anni più o meno. Sì, quindi. E tu? Io più di 20 anni. Dove? Tu sei italiano invece, sì, lui brasiliano. No, lui è brasiliano, quindi magari per lui forse già si può più comprendere, no? Come scelta, essendo questa comunque una disciplina brasiliana. Te invece che come mai? La mia passione nasce dalle arti marziali orientali,
di cui mi sono allenato per tanti anni. Poi ho conosciuto per caso la capoeira, mi sono innamorato, ho fatto dalla capoeira stessa la mia vita. Adesso lavoro e vivo solo di capoeira e diciamo che qui in Puglia ho fatto crescere io qui al fenomeno capoeira. Quindi c'è proprio una scuola di insegnamento? Sì, attualmente è il gruppo Senzala che ricopre sul territorio pugliese, in realtà facciamo capo a Parigi, al Mestre Torneiro, che è un mestre brasiliano che a sua volta fa capo a Rio de Janeiro. Grazie mille e complimenti. Grazie ancora. Per queste viuzze di Castellaneta, ritmo afro-brasiliani, tante mascherine, tanti colori, tanti coriandoli, si balla, ci si diverte. Anche i commercianti hanno voluto prendere parte a questo martedì grasso qui a Castellaneta e lo faranno in un modo particolare, cioè restando aperti fino a mezzanotte, orario in cui appunto si saluterà anche questo carnevale 2019. Queste due bellissime ballerine sono impegnatissime a scattare fotoricordo. Al volo, come ti chiami? Tatiana. E sei di origine? Brasile, Minas Gerais. Da quanto tempo pratichi questa danza meravigliosa che ti ha scolpita nel corpo? Complimentoni. Vabbè, in Brasile già si nasce con questo ritmo, no? Questo ritmo caliente, movimento, tutto. Però io ho visto che anche in Italia avete arrivato benissimo. Ho visto le ragazze ballare, sambare, stanno bene, bene, bene. Benissimo, grazie. Conosciamo un'altra bellissima ballerina, tu ti chiami? Maria. Anche tu da quanto tempo balli? Anche tu ce l'hai nel sangue da quando sei nata? Sì, sì, nasciamo già col sangue caliente, come ha detto la mia amica. Noi nasciamo già col ballo nel... Già andiamo. Fantastico. Qui ci sono i bambini che sono particolarmente festosi, poi al cospetto di queste belle ragazze ci si agita un po'. E certo, è normale, no? Ci mancherebbe, non è tutti i giorni che si vede le brasiliane che ballano per strada. Brava e complimenti.
Carnevale di Castellaneta si conclude qui, si conclude quindi il Carnevale 2019 con questo martedì grasso, si conclude anche la nostra puntata di Polifemo. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo venerdì sempre alle ore 21. Ciao ciao!